e sfidati! Straaccidentacci, il compleanno di Dedo! Beh, magari mi faranno uno sconto. Povero Dad. Gli avevo promesso un regalo strabellissimo, ma invece... Vicolo per non dove? Mai sentito? Strano. Ultima possibilità! Posso aiutarla? Sì, sto cercando un regalo per mio fratello. Adora le moto. Oh, moto. Io ho paura che... Ah, sì, ho proprio un regalo perfetto per lei. Davvero? Che le dice? Le piace? Se mi piace, è strameraviglioso. Ma chissà quanto costerà. Fantastico, è mio! Bene, sì, ma stia attenta, vede queste due chiavette? Servono per far muovere le motociclette. Non bisogna mai girarle oltre questa linea rossa, mai. Perché? Altrimenti che succede? Beh, non lo so, non l'ha mai fatto nessuno. Prima o poi ce la farò a far partire la moto del nostro. Buon compleanno, Dedo! Grazie, Fofì! Ta-da! Mitico! Super favoloso! E le moto si muovono! Certo che si muovono, però devi stare attento a non girare mai le due chiavette oltre quella linea rossa. Ma mi stai ascoltando? Guarda come corrono, è fantastico! Hai sentito? Non devi mai girare le chiavette oltre quella linea rossa. No, perché? Non ti ascoltare quando parlo! Ehi, sorellina? Oh? Ci sei? Ma dove... Dove siamo? Non lo so, mi sembra un po' strano come posto. Strano? Qui è tutto assurdo! Ma ti sei guardato attorno? Qui è tutto assurdo! Quelle strade, quei cartelli e queste chiavette che abbiamo! Ehi, le chiavette! Anche io ne ho una, chissà perché. Io te l'avevo detto di non girare le chiavette oltre la linea rossa, ma tu niente! E ora per colpa tua non sa... Fofì, che succede? Che moto favolose! Grazie, modestamente. Ma siete due umani. Ma parlano, sono vive! In ruote e bulloni! Ma adesso basta, Carti. E voi che ci fate qui? Non ci posso credere, le magiche chiavette Opla. Chiavette Opla? Quando Spango le vedrà si sbullonerà dalla gioia. Vroom. Mi piacciono le vostre chiavette. Se mi fate fare un giro, poi ve la... Fermo, Dedo! È a causa loro se siamo qui. Forse servono anche a noi. Ragazzina, dammi subito quelle dannate chiavette o io... ancora loro! Prendiamo le chiavette e filiamocela! Via! Veloci come vento! Dedo! Rumba, guarda! Ma è un cappello bellissimo! Ehi, Chopi, ma non ti sei accorto che è un bambino umano? Ah, è vero! Ma ho sempre desiderato un cappello così! Ehi, bambino, va tutto bene? Oh. Fermi! Non avrete mai la mia chiavetta! Ma che cosa sta dicendo? Di quale chiavetta parla? Secondo me è il cappello troppo stretto! E dite alle altre moto di riportare qui mia sorella Fofì, io... Altre moto? Capito! Hai avuto a che fare con gli sgasati! Noi non siamo sgasati! Chi non salta uno sgasato, Chi non salta uno sgasato, Chi non salta uno sgasato, Grass, inutile baratonto! Che c'è? Dov'è Spango?
Sua sgombosità sta pensando. Oggi bullone in salsa diesel. Fango, siamo tornati. Passate dopo il caffè d'olio. O dovrete vedervela con la mia digestione. Come vuoi, Spango, ma se ti dicessimo solamente queste due parole: chiavette o plan. Spero di aver capito bene, Mortizza. Ti presento una nostra nuova amica. Mi chiamo Fofì. Fofì. Accidenti, come puzzi di benzina. Grazie, cara, è il mio nuovo dopobarba. Ah, ecco, la chiavetta d'argento. E l'altra chiavetta? Ecco, ce l'ho al collo suo fratello. Suo fratello? E dove si trova? Perché non l'avete portato? Beh, sono arrivati quei guastaruote degli sprintosi. Ah, gli sprintosi, sempre loro! Vorrà dire che Fofì sarà nostra gradita ospite? Fino a quando non prenderemo anche suo fratello e l'altra chiavetta opla? Faremo vedere a tutti che sono gli sgasati! Siamo noi, gli sgasati. Siamo cattivi, veloci, stellati, un po' taroccati. Prova a starci dietro, sai, solo polvere vedrai. Io come Carti, tu e Baobroom farete in modo che la nostra nuova amica non venga in mente di scappare, intesi? Prego! Chissà perché gli interessano così tanto le nostre chiavette. Cosa avranno di così speciale, oltre ad averci trasportati qui? Favoloso! E ci vivete solo voi tre qui? No? E chi altri? Altre moto? Aspetta e vedrai. Poti poti. Lumbo, Lumbo, posso, posso. Vai. È il nostro segnale segreto. Sprintosi ci chiamiamo, sempre ci aiutiamo a superare ogni difficoltà. Del nonno. Un tempo sapevo battere chiunque in pista. Per me se riesci a partire è già una festa. Piacere son Scarburon e lei la dolce metà. E neni sai de car. Se rumba un poco a franto io mi metto accanto. Sputi sgomma non ce la faccio più. Se vuoi sprintare noi ruoti è la più piccola, ma è già grintosa. E ciò vi sa far ridere, qualsiasi cosa. Così amico Teto, sei il benvenuto tra noi. Ciao, io sono Dedo. È fantastica. E questo ragazzo ha buon gusto, già mi piace. Magari è solo un po' miope.
potente. E alla fine hanno portato via Fofì perché non voleva dargli le nostre chiavette Opla. Hai detto chiavette Opla? Ah, ora comincio a capire. Scarburon, esattamente a cosa servono queste chiavette? Dovete sapere che tanto tempo fa anche noi Moto vivevamo nell'altro mondo. Il mondo da cui provengono Dedo e Fofì. Era solo per essere precisi. Esseri umani e Moto abitavano nella stessa città e si divertivano come matti. Tutti si rispettavano. A un certo punto, però, un gruppo di Moto comandate da una Moto arrogante... Il nonno di Sfango. Il nonno di Sfango? Sì, proprio lui. Non gli bastava correre insieme agli esseri umani. Lui voleva di più. Voleva il potere. Voleva un mondo totalmente dominato dalle ruote. Tutte le ruote bucate. Allora raccontala tu. No, no, vai. È che quando parli faresti addormentare anche una moto da corsa. Ci vuole più enfasi, Scarby. Non chiamarmi Scarby. Scusami, Scarby. Alla fine venne creata la terra di non dove. Un mondo popolato solamente da noi Moto, dove potessimo rombare a nostro piacimento e le moto cattive non potessero dare fastidio a nessuno. E le chiavette Opla? Le due chiavette, una d'oro e una d'argento, azionano la porta magica che collega la terra di non dove al mondo degli umani. Ma è il gioco che mi ha regalato Fofì. Già, se infili entrambe le chiavette e le giri in senso orario, Opla, ti ritrovi nella terra di non dove, oppure ritorni nell'altro mondo. E se le giri in senso antiorario? Oh, in quel caso vieni trasformato in un giocattolo. In un giocattolo, meglio non pensarci. Quindi Sfango vuole anche la chiavetta di Dedo per portare a termine il terribile piano di suo nonno, impadronirsi del mondo degli umani. Per tutte le marmitte arrugginite bisogna impedirglielo. Ha ragione Choppy. Anche perché se non ritroveremo Fofì e la sua chiavetta d'argento, i nostri due amici saranno costretti a rimanere qui a non dove per sempre. Il mio trionfo è vicino. Per festeggiare ho proprio voglia di... Una corsa sgasata e rombante per le strade di non dove, sua sgobbosità. Sì, con tanti scherzi e dispetti a tutti quelli che incontriamo. Frena, Carti, frena. Stai dimenticando qualcosa. Dimenticato? La cerata per la pioggia? Il coprisella di pelliccia per non prendere freddo? E chi farà la guardia? La farà Bow Broom. Bow Broom? E Carti? Ma io pensavo... Hai sentito? Sgomma via, che i grandi hanno da fare. Vieni, Bow Broom. Che scocciatura essere una minimoto. Ma sei proprio sicuro che il tuo piano funzionerà, Sfango? Da quando ero una moto piccola così, ho ascoltato la storia dell'altro mondo e delle magiche chiavette, Opla. Non appena avremo in mano anche l'altra, nessuno potrà fermarci. Nonno, te lo prometto. Tra pochissimo diventerò il padrone assoluto di quel mondo che ti ha cacciato via! Sono io, Carti! Io e Bow Broom ci chiedevamo se avevi voglia di giocare un po' con noi. Giocare? Mi tenete qui dentro e mi chiedete anche se ho voglia di giocare? Ma dai! Ma è divertente! Se gli lanci la pallina, poi Bow Broom te la riporta. Gliel'ho insegnato io. Se è così divertente, giocaci da solo col tuo... cane. Ma io volevo solo... Per favore! Gioco io con te, Bow Broom. Sei l'unico vero amico che ho. Spostati, lumaca! Pensa, Mortizza, tra poco faremo tutto questo anche agli esseri umani che vivono nell'altro mondo. Il radiatore mi bolle solo a pensarci. Oh, non riesci a dormire? Beh, lanciare bulloni in un secchio non concilia il sonno. Oh, scusami. Sono preoccupato per Fofì. Dimmi una cosa, Scarburon. Sfango è davvero così cattivo? Non so se sia davvero cattivo, ma tanti anni fa era diverso, lo sai? Quando era piccolo era persino amico di Rumbo. Rumbo? Amico di Sfango? Erano due piccole mini moto, sempre assieme, ruota contro ruota. Poi crescendo Sfango diventò sempre più aggressivo e prepotente. E un giorno sfidò Rumbo a saltare il terribile canyon biforcuto per stabilire chi fosse la moto più in sella.
E Rumbo vinse, non è vero? Rumbo non partecipò mai a quella sfida. Pensava che avrebbe rovinato la loro amicizia, ma Sfango aveva il carburatore così pieno di superbia che iniziò a prendere in giro Rumbo chiamandolo biciclettina, che è l'insulto peggiore che si possa fare a una moto. E da allora non si sono mai più parlati. Biciclettina a Rumbo. Rumbo è il migliore di tutti. Lo so, Dedo, ma se lo diciamo tu e io non serve a molto. È Rumbo che deve convincersi. Ah, e fossi in te, metterei in tasca quella chiavetta. Buongiorno! Oh, Bru, smettila! Lascialo, Carti, è davvero un cane strasimpatico. E scusami per ieri sera, avevo la luna storta. Facciamo pace. Pace? Non vedo Mortizza nei paraggi. Ho sentito che parlavano di una missione speciale specialissima per questa mattina. Sento puzza di bruciato. Scusa, mi sono dimenticato di pulire le marmitte oggi. Carti, è solo un modo di dire. Allora, Ruoti, oggi cominci la scuola guida. Modestamente sei capitata con il migliore insegnante della terra di Nondove. E il più vecchio? Parla per te. Bene, iniziamo. Dai, Ruoti. Fammi vedere come si fa una bella curva. Sei davvero coraggiosa a prendertela con una minimo. E tu sei davvero uno stupido umano. Ero venuta per te, per la tua chiavetta. Resisti, Dedo! Attento! Scappiamo di quella stupida chiavetta! Lasciami! Togliti di mezzo, Rumbo! No, togliti di mezzo tu! 3-1, siete proprio delle biciclettine! Ma ci rivedremo! Scarburon, Scarburon! Come stai? Oh, Rumbo! Sei stato molto coraggioso, forse ha ragione Neni. Non sono più la giovane moto di un tempo. È venuto il momento che sia tu a guidare gli sprintosi. Te la sei meritato! Scarburon! Scarburon! No! Tranquilli, ragazzi! Scarbi! Oh? Ci siete cascati, Sono un po' ammaccato, ma sto benissimo. Solo che non riesco più a mettermi in moto. Povero Scarburon, ricordo ancora il primo pieno che fece qui da me. Una moto d'altri tempi, mai una volta con le gomme... Ehi, cosa sono queste facce da sfascia carrozze? Oh, andiamo, bambini. Del te è l'ora. Non voglio che assistano a certe scene. Eccomi, amici. Grazie a Dedo sono più in sella di prima. Ma dov'è? Per Dedo, il bip, rum, rum. Sei felice di aver salvato Scarburon? Sì, ma mi manca Fofì. Se lei è in pericolo, è tutta colpa mia. Mia e di queste maledette chiavette. Ehi, sento una strana energia. Ma che è successo? Avete visto? È incredibile! Non riesco a capire! Credo che abbiamo scoperto un nuovo potere incredibile della chiavetta Opla. Infilandosi nel cruscotto di Rumbo, ha sprigionato un potere magnetico che lo ha unito alla piccola Ruoti in un tandem motoso. Ecco, e tutta l'incredibile abilità e velocità di Rumbo si sono trasferite anche a Ruoti. Già! Scarburon, questo nuovo potere potrebbe esserci utile per recuperare anche l'altra chiavetta. Io penso che si possa... C'è da pensare! Il nuovo potere è fenomenale!
Io dico di andare subito a riprenderci Fofì e la chiavetta d'argento. Non c'è più tempo da perdere. Su, amici, ruota in spalla e andiamo. Che con me mi segua. Potevate avvertirmi che la sala cinesca era chiusa. Vedrai, Dedo. Appena tutti avranno imparato a utilizzare il nuovo potere della chiavetta, penseremo a liberare tua sorella Fofì. Dai, Giochi! Allora, Grass, arriva da bere o devo aspettare di arrugginirmi tutto? Accidenti! Ecco sua mutosità! Olio motore purissimo, andata 2001, la migliore! Alla conquista dell'altro mondo! All'altro mondo! Oh, adoro brindare ai miei successi! Ma come fate tu e Cassi a vivere con queste moto? Voi non siete così cattivi, vero? E quando sarai il padrone assoluto dell'altro mondo, mi nominerai ministro di tutti gli oli e i grassi. Certo, Grass. State tranquilli, l'altro mondo è come una torta grandissima. Basterà per tutti. Ah, naturalmente la fetta più grande sarà la mia. E ci sarà una fettina anche per me. Vedremo, Carti. Vedremo se saprai meritartela. E se io sapessi qualcosa per farvi avere la chiavetta d'oro in modo facile, facilissimo? E cosa sai di così importante, Carti? Ve lo dirò solo se promettete di portarmi con voi. Ovunque andrete. E voglio anche... No, insomma, basta, scooterino! Ma adesso parla! Spiando gli sprintosi. Spiando? Vieni qui, cartuccio bello, e racconta a zio Sfango tutto quello che hai visto. Grass, una latta del mio olio migliore per Carti. Carti, no! Pensavo che almeno tu fossi diverso, mi hai delusa! Andiamo, Carti! Straaccidenti! Devo trovare il modo di scappare da questa lattina gigante e raccontare tutto a Dedo prima che sia troppo tardi! Sì, amici, è il mio amico Dedo che viene dal mondo degli umani, possiede una chiavetta magica dai poteri incredibili. È questa qui, la vedete? Questa è la chiavetta magica. Guardate! Bene, bene, bene. Ecco qui il fratellino di Fofì. Oh, rivederci, noi avremo da fare. Perché non la mostri anche a noi quella chiavetta? E perché invece non mostrate a noi la chiavetta che avete rubato a Fofì? Stai forse parlando di questa, Rumbo? Addosso, amici! Riprendiamoci la chiavetta d'argento! No, dovrete passare sui miei paravanti! Vieni, Carti! Vamos, amigos! Uno, due, dietro, frut! Strafavoloso! Cosa? Ma che bella! Cosa? Ma dai! Va bene, sto aprendo la porta! Ciao, Grass! Sfango, per te è finita! Ehi! Dai, Chopi! Arrivo! Ti prendo! Forte! Non è possibile! Dammi la chiavetta! Dammi la tua! Rumbo! Dopo tanti anni finalmente è arrivata l'ora della mia vittoria! Guarda avanti a te! Frena, Chopi! Frena! Cosa che frena? Contro! Non posso farcela! Non sei cambiato affatto! Sei ancora la stessa biciclettina di allora! Cosa hai detto? Io non sono una biciclettina! E allora dimostralo se ne sei capace. Come e quando vuoi. Vedo che ti è rimasta ancora un po' di grinta nel motore. Due coppie di moto questa sera al tramonto. Chi salta per primo il canyon biforcuto vince e si prende la chiavetta dell'altro, intesi? Sei sbiellato! Accetto, Sfango. Ci vediamo qui al tramonto.
Chobi, venite, voglio farvi conoscere Fofì. Ciao. Io sono Chobi. Dedo ti avrà sicuramente parlato di me. Beh, è veramente io... Sì, Chobi, come no? Mi ha detto che sei una moto coraggiosissima. Insomma, mi imbarazza un po', ma sì, è vero. Ma cosa, Rumbo? Ma... Qualcosa non va, Rumbo? Spango mi ha sfidato questa sera a saltare il canyon di Forcuta. Già. E io ho accettato. E non è tutto. Chi perderà la gara dovrà consegnare all'altro la sua chiavetta Opla. Sei stato imprudente, ma con il nuovo potere della chiavetta vedrai che batterai Spango. Scarburon, anche Sfango conosce il nuovo potere. Non so come, ma è così. L'ho visto con i miei fari. Se io perderò la gara, Dedo e Fofì rimarranno qui per sempre. E Sfango conquisterà il loro mondo, capisci? Io ho deciso. Non parteciperò alla gara. E invece noi vogliamo che partecipi, vero Fofì? Già. Siamo certi che riuscirai a vincere. Ma gli altri che cosa ne pensano? Rumbo, devi farlo. Amico, vai in sgomma! Io non so cosa dire. Vinci, Umbo, vinci! Che cosa ha detto, Ruoti? Ha detto... Vinci! Tu, guarda, c'è anche Fofì. Cos'è, non siamo stati abbastanza ospitali con te? A dir la verità, non sopportavo più la puzza delle tue marmitte, Sfango. Adesso basta, siamo qui per una sfida. Sei pronto, Rumbo? Io sono nato pronto. Mi tremano le frecce. Ecco la sfida. Scenderemo per il sentiero lungo tutto il fondo del canyon e su fino alla parte opposta. Poi, il primo che con un salto tornerà qui avrà vinto. Chi perde consegnerà la chiavetta ai vincitori, cioè a noi. Lo vedremo, Sfango, lo vedremo chi sarà a ridere alla fine. Prendi questo! Scuti, tieniti forte per il salto! Ok! Perché ti sei... Chiudi la bocca, Mortizza, e lasciami godere il mio trionfo, ah! E via! Verso l'infinito e dopo! Non mollare, Rumbo! Arriviamo! Scuti, dobbiamo ricreare il tandem motoso! Ci provo! Ben fatto! Rumbo, la sfida non è ancora finita. C'è ancora il canyon biforcuto da saltare. Ma hai visto cos'è successo a Sfango? Non penso di farcela. Da solo no, ma se uniremo tutte le nostre forze sfruttando l'energia del tandem motoso, ce la faremo. Sì. A cosa serve avere degli amici se no? Ci sto, mettetevi in posizione allora. Sei davvero la moto più in sella di tutta Londone! Non solo io, gli sprintosi sono le moto più in sella di tutte! Pensavate di esservi liberati di me, vero? Adesso mi hai proprio stufata! Rumbo, la chiavetta d'oro!
Ma che vuoi fare, ragazzina? Scendi subito, accidenti! Che mi succede? Fatemi tornare subito come ero prima, altrimenti io... Ah, una tromba gigante! Aiuto, aiuto! Adesso sì che mi piace, è della misura giusta per il mio plastico! Dai, Chopi, non fare così! Oh? Mi sento peggio di quella volta che ho lucidato il serbatoio con la colla. So che ti piaceva molto questo. Oh, super mega motoso, grazie Dedo. Oh? Amici, credo che per voi sia giunto il momento di tornare a casa. Scarburon, giuro che riuscirò ad aggiustare anche la moto di mio nonno. Oh, ne sono certo, Dedo. Pronti? Contatto! Ma anche tu hai... Fofì, guarda! Quelli siamo noi! Stramitico! Ma allora non è stato un sogno! C'è un potere magico che ci unisce a due, quanto un tandem di Animoto a tutta velocità. Io sono Scarburon, il saggio capo, vieni qui, non perder tempo, imparerai la sicurezza da me. Per tutto sono un po' come una mamma dolce, sì, mi chiamo Nelly e sempre sto al fianco di Scarburon. Forti come me in pista non ce n'è, sono Rumbo sempre il miglior. Tenerissima piccola Rufy, sta imparando e grande sarà. Gli animotosi si divertono a due in un tandem magico. Insieme non avrai paura, sai, se tra amici sanno superare i guai, dai, sprinta insieme a noi. Son sempre in sella io, per fare festa vieni dai, dimmi da Chopi, sono io il più strabuffoso che c'è. Io sono Scooty, la moto più trendy, Rombo sai, ne sali e scendi, Rombo sa che sempre lo seguirò. Body, body sta rimbalzando già, non si sa mai dove cadrà. C'è un potere magico, poi vedrai ti aiuterà. Due e due, gli animotosi in un tandem di felicità. Gli animotosi si divertono a due in un tandem magico. Insieme non avrai paura, sai, se tra amici sanno superare i guai, dai, sprinta insieme a noi. Tra tutti questi qui sono il più bullo, sbiello se perdo una sfida, sono Sfango, attento a farmi arrabbiare. Caso malvagità, a tutta birra, eccomi, sono Mortizza, Sfango sa che buona mai io sarò. Io vorrei tanto già essere grande, correre insieme a Sfango, sono Carti e un giorno ce la farò. Ciao, io sono Grass, metti un piede qua, c'è una macchia d'olio, ah ah. Lui abbaia sai, ma non morde mai, dai Pau Brum, vieni con noi. Gli animotosi si divertono a due in un tandem magico. Insieme non avrai paura, sai, se tra amici sanno superare i guai, dai, sprinta insieme a noi. Evviva, eccomi qua, io sono Dedo, so aggiustare qualsiasi
qualsiasi cosa chiedilo a mia sorella Fofì. Il mio sorriso sa rimescolare chi nel cuore ha solo il male. Bella io, la più intrigante Fofì. È un peccato che noi dobbiamo andare, ma non dove ci puoi trovare. Gli animo così si divertono a due in un tante magico. Insieme non ha mai paura, sai, sempre amici sanno superare i guai. Dai, sprinta insieme a noi. 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 Gli animatosi siamo noi. Attenti, ragazzi! Con i pacchi doppi delle merendine Kinder e Ferrero potete trovare il film Gli Animotosi nella Terra di Non Dove, anche in formato per PC. E non finisce qui, c'è anche il videogioco per sfide da sbullonarsi dal divertimento. È scattante, rombante, una vera prova di abilità, super divertente. Non c'è più tempo da perdere! Su, amici, ruota in spalla e andiamo! Chi è con me mi segua! E ci sono altri fantastici regali creati per voi. Per saperne di più sui vostri amici animotosi, cliccate sul sito www.animotosi.it. E se volete i veri animotosi in ruote e bulloni, non fateveli scappare. Preparatevi a scoprire un nuovo incredibile gioco. Allenatevi e divertitevi a sfidare i vostri amici inventando gare clamorose. Li trovate tutti da settembre, nelle merendine Kinder e Ferrero.